Allora. Sta succedendo una cosa di strano. Io prima mi trovo su Minecraft, adesso sono sempre sull'erba, ma su un altro gioco. A parte gli scherzi. Beh, come ho fatto il prossimo video per la seconda volta con Ultras, perché è la seconda volta che registro. Su Lego Marvel Avengers, questo gioco si portava molto 4-5 anni fa, però diciamo che a me è iniziato a piacere adesso. A me è iniziato a piacere adesso, soprattutto in questo ultimo mese, perché lo amo. Puoi chiedere a Ultras quanto io sto giocando questo gioco al giorno. Esatto. Io sto amando questo gioco. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere i miei personaggi, però c'è un problema. Diciamo che ho pochi personaggi, però non pigliate in pericolo. Ti vedo che mi stai prendendo per il culo, ti vedo, tu. No, se devo parlare un attimo con questo. No, tu sei bravo. No, l'altro, tu mi stai prendendo per il culo, vieni a giocare tu questo gioco, Trimo. Allora, iniziamo con Phil Conso. Vai, tu parla, intanto faccio vedere. Allora, prima cosa poi iscriversi al canale lasciando la campanellina per essere uccellini, che cazzo vuoi? Passerotti, puncini. Dei puncini, si video? Porco zio! Vabbè, oltre detto questa cagata, io mi sto facendo vedere il personaggio. Il nome ve lo leggete in alto, quindi io vedo che... Lo lascio vedere. Cioè, ve lo dico. Intanto, raccontaci la tua esperienza con Marvel. Qual è stato il primo film Marvel che tu abbia mai visto? Essere sincero, Iron Man 1. Iron Man 1? Mm. Sì. Penso che quasi tutti hanno iniziato con quella. Io invece no, ho iniziato con il primo Spider-Man 1. Ah, aspetta, quale Spider-Man? Quello là? Prima di Tom Holland? No, quello con Tom Holland. Ah! Okay, si stai parlando. Diciamo che io sono bravo. Della Marvel, erano degli altri. Appunto. Che poi hanno fatto la versione con Marvel. E te lo so, c'erano tutti i personaggi così mentre tu parli delle tue pisciettate. Vabbè, che devo dire? Parla. Che devo dire? Parla. Che devo dire? Oh, dici, a te piacciono i Lego? Che cazzo di... Sì. Hai mai avuto un gioco Lego? Sulla PlayStation? Al Natale, alla PlayStation, vabbè, ho lo stesso che tu. Questo l'hai mai avuto? Ah? Hai veramente avuto questo gioco? Ma la demo però purtroppo. Allora sei stupido. Che però conta lo stesso. No, non conta. Vabbè, però questo è uno dei miei preferiti, Daredevil. Qual è il tuo preferito? Allora, non c'ho il preferito. Il preferito ovviamente è Hulk. Però secondo te qual è il più bello di Lego? Che tutti Lego della Marvel. La Marvel? Lego? Lego o Marvel in generale? Chi è il più bello? In versione Lego, sicuramente hanno fatto benissimo Tony Stark. Cioè ragazzi, non per dire, ma l'hanno fatto una meraviglia. Ma ve giuro. Però l'hanno fatto talmente bene che probabilmente 6 minuti di questo video saranno soltanto sulle armature di Tony Stark. Perché vi giuro che hanno fatto le animazioni lunghissime. Quindi ogni armatura sta un'animazione lunga. Dov'è la
c'è Hulk dietro, spacco la faccia, guarda, dai, dai, dai. Cioè, con la magia. Io ci ho pure giocato, vabbè, comunque c'è il sito, quello però non sulla giocato anche con dal telefono. Anche dal gioco vero e non dalla demo. Perché io ti ho fatto share play. No, 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 era un'altra, tanto per fare il gioco. Ah, cosa di un tondo. Fatto di palco, ovviamente, è grandissimo. È usato tutto il tempo su. No, però le armature. Allora, questo tuo amico aveva qualche personaggio che io non ho. Quello lì si perché non si chiama. Non ci credo, ma però, ragazzi, vi giuro che io è ultra, io a ultra dei 4 giorni che gli dico come cavolo riesco a sbloccare Quicksilver, quello là, penso che l'avete visto nei giochi. Ma è impossibile, cioè io non ci. Tutti c'erano, tutti c'erano, tutti! E io non riesco a vedere come fare, in che livello, in che missione si sblocca. Ma come ciallo è possibile? Cioè c'ho pure Wanda, ma cioè c'ho pure Scarlet Witch. Però vabbè, è del pacchetto che mi sono preso, ovviamente quello gratuito di Civil War, ma che dopo vi faccio vedere. No, no, gratis. Insieme al pacchetto di Ant-Man e di Spider-Man che è sempre gratis. Vabbè, sì. Sì. No, allora, vaffanculo, è un gioco Lego, che cazzo ti aspetti? Scusami. Ma non è quella, quella è diversissima, Iron Spider. No, bro, secondo me, oh, però in Endgame, per me, è un poco, allora, un poco è diversa, ovviamente, però devi ammettere comunque è un gioco come Lego, quindi avrei fatto... Non credo che hanno preso quel frame per fare la scelta, per fare il personaggio. Quindi, Nick Fury ovviamente con lanciamissili supremo. Ma che stupido. Che questa Pepper ovviamente, Pepper, guarda come picchia. Per questo allora, questo l'ho fatto prima del video che avevo detto faccio un attimo, questa missione sbloccò e poi faccio il video. Ma sinceramente, scusate per l'ignoranza, ma no var il protettore, che cazzo è? Non mi viene in mente nessuno della Marvel. È così. Poi è tipo un Batman tarocco tipo questo, ho detto pure prima a Ultra. Ma dai, ma cioè, dimmi se non somiglia un Batman tarocco della Marvel. Cioè, diteci nei commenti se voi lo conoscete. Ma non credo, cioè, sto per destinare, non si va bambini. Guarda come lo fulmino a quello, onda del... Care. Io ho paura di arrivare ad Iron Man perché ci metteremo dei secoli. Secoli? No, no. Guarda, Hulk e Shulk, guarda, tutti belli insieme, guarda. Guarda che belli Hulk e Shulk insieme. Innamorati. Ma io non sapevo, però c'è l'Hulk Buster di vabbè, non penso che la conosco. Ma via, poi ti vedrai, no, non di Iron Man. Poi ti vedrai il video di Squiller Girl. Ma è fighissimo, ma io l'ho mai usato sto personaggio, lo userò di più. Taskmaster, poi ovviamente. Prima era un agente dello
squadra che ha sia lo scudo e la spada e poi lascia pure anche l'archetto. Intanto comunque là si mette con un pollo, guarda quanto non ti ha preso. Poi c'è Thor qua, ovviamente che Thor, guardate che può fare. Ciuccia! Ma questo prima video. Ah, poi Thor Girl, ovviamente. Lo sto fulminando comunque. Allora, diciamo che con Jurassic World ho avuto un problema. E ho avuto un problema, mi si è cancellata la... Beh, continuiamo. No, bro, aspetta, siamo arrivati a Tony Stark. Oh, per vi va bene che io ho soltanto 5 armature, vi va bene, perché sennò questo video lo durava 10 minuti soltanto di Tony Stark. Questa ovviamente è la Mark 6, ovviamente come tutti conoscete la Mark 6, sì, è la Mark 6, poi la Mark 7 ovviamente cambia di trasformazione, perché ovviamente Tony Stark col tempo, sì, vabbè, quello è. Lo do per scontato. Poi l'ultimo che ho sbloccato, ovvero la Mark 33, Silver Sentry. Guardate che arriva di là. Guardate un po' come si diverte con quel pollo che ha lanciato nello spazio. Hulk un pollo. Questo è il mio preferito, la Mark 40, è bellissimo. È una delle mie preferite, penso la mia preferita. A parte la Hulk Boss. È la quella grigia, quell'argento super veloce. Poi la Marco 43. La 45, no, lo tengo la 43. Ah! Ah, quella, ah, sì. E ho capito qui. No. Poi può fare così. Puoi fare così, che puoi sparare. E poi se tenete per un minuto. Tu, corre Hulk, ti vedo un poco rosso. A parte questa battuta squalli di suo povero, ma schifo. Andiamo a vedere gli altri personaggi. Cioè, questo... Ma la Valchiria, ovviamente, come faccio a scordarmi la Valchiria? Sto sbloccato ovviamente su Asgard. Aspetta. Ma non dico. Wendigo contro Hulk, minchia, però anche la mascotte così deciso. Agente 13 di Civil War. Guarda, guarda Black Panther in Civil War. Oh, però ci lanci, però la Marvel ci fa un bel regalino. Vedi, hanno visto. Un bel regalo di Cap in Civil War. C'è giusto Matteo. Ah, c'è Crossbones in Civil War, ovviamente. Basta far scrivere, stanno scrivendo pure lei la Madonna. Allora, qua Iron Man, però in la Marco 46, in Civil War. Scarlet Witch, l'avevo fatto come l'ho detto prima. Questa nei livelli è molto molto utile. War Machine, ovviamente. Che vola, spara, vabbè, tipo Iron Man, però un po' più brutto. Ovviamente il soldato in inverno. Mio zio. Ant-Man, guardate che cazzo, che figata. Guarda, guarda. Poi diventa piccolo e spacca, guarda come spacca. Poi c'è Hank Pym, sempre con Ant-Man. Aspettate, qua lo faccio diventare giganterrimo.
Poi c'è ma Antonio, allora no, allora Antonio, ma Antonio è troppo figo, cioè. Allora, adesso guardate, guardate, allora aspettate, ma faccio diventare Bruce Banner. Guardate, con, ovviamente non soltanto con Bruce Banner, con tutti i personaggi può succedere. Se no, guardate, e Antonio così svolazza via, può capire, cioè, ma è troppo, cioè, signori, hanno fatto una cazzo di figata. E poi ovviamente pure lui si può rimpacciare, che sì, la figlia di Scott, che mena come mamma mia. Aspetta, no, vai, parla. Momento di pausa. Secondo te cosa ho fatto vedere? Secondo te cosa ho appena fatto vedere? Poi Wasp ovviamente. No, ma Wasp. Ma Wasp non si rimpicciolisce allo stesso tempo. Ah, solo quando vola si rimpicciolisce, va. Poi il calabrone. L'ho appena fatto vedere, l'ho appena detto, l'Iron Spider Vent. Poi uno dei miei preferiti, Spider-Man col cappuccio, uno dei miei preferiti che io, ovviamente uso sempre, comunque. Poi Spider-Man normale, che vabbè non uso tanto, che si trasforma pure in Peter Parker. Aspetta, Spider-Man in Civil War, che fa la stessa cosa in carica, però... Vabbè, vabbè, tutti gli Spider-Man hanno questo potere, ovviamente, guardate. Vabbè, non c'è, l'ho introdotto a metà, a Ultras. Poi Spider-Man Miles Morales, che si trasforma in Miles Morales, anche questo lo utilizzo molto. E poi Spider-Girl, che ha gli stessi video, però è uno di lui. Ok, ho finito personaggi. Ma no, non so. Si dice. Sì. Ma sai, 10 minuti soltanto per sentire la cazzata tua, non la credo. Mento. Ok, poi mi ha fatto un modo muto. Perché io ancora non ci sono questo gioco, ovviamente ci sono dei livelli, poi ho scelto Manhattan, ma voglio andare libera così posso tranquillamente fare quello che voglio. E in questa a Manhattan, modalità libera, sono dei crimini. Tipo questo qua della borsetta, che rubano la borsetta, e noi dobbiamo uccidere quello che ruba la borsetta. Mi sembra un po' eccessivo uccidere una persona perché ha rubato la borsetta, però poi un camion di trasporto, che non lo so che trasporta, della merce tipo armi, non lo so. E poi una gang che picchia qualcuno e noi dobbiamo aiutare. Ovviamente sono i livelli, le cose azzurre intendo tipo quelle cose che ti fanno avere le auto, che ti fanno andare là sopra, oppure che ti fanno cambiare personaggio, un po' inutili, però vabbè. Poi le cose gialle, che sarebbero i mattoni gialli che dobbiamo prendere facendo dei livelli, e i viola, che servono dei personaggi che ti fanno delle missioni per sbloccare diversi altri personaggi. Ok, vuoi dire qualcosa? Prima che concluda il video, vai, dici. Ok, si può dire nel video? Sicuro riguarda la Marvel o Lego o qualcosa del genere? Ok. Ma come un cazzo proprio. Ma non credo che nessuno c'ha queste.
c'ha questa preferenza sulle missioni, sinceramente. Ma non credo proprio. Ma non credo proprio. Ma non credo. Non credo, ma che cazzo c'è sto gioco? Ma scusa. Andavo di moto 5 anni fa, ma scusa. Ora si porta mai. Allora. Appunto, va sempre di moda. Minecraft è sempre di moda. Però avevo detto di non parlare di questo, di altri giochi, quindi verrai, ti scacco. No, ti scaccherò. Vabbè, ma vaffanculo. Non vedo la scacca. Allora, poi ovviamente sta anche la modalità storia. Vabbè, ora vi faccio vedere, ho sbagliato, non posso concludere il video, vi faccio vedere il personaggio che ho creato io, quindi mi sono creato a me. Mamma mia, che figata. Avevo tanta risposta. Poi Ultras. Cosa? Non ho detto niente. Alex, che si è creato un gruppo di lui di persona, ma come tu marca. E dopo ci vedrai Pichachu, che si è creato così, non pu- pure mi ha rubato l'idea del martello. Però tutti quanti, poi ho creato Capitano Italia, ho creato Capitano Italia perché mi sembrava giusto, perché c'era appunto Capitano America e Capitano, cioè c'è Capitano Bretagna e c'è Capitano America e non c'è Capitano Italia, quindi l'ho creato io. Grazie, è inutile che mi dite grazie, è inutile. No, lo scudo è la cosa dell'America. E poi nel caso creerò altri personaggi, porterò altri video qua perché è un gioco molto devo chiudere il video. Bella, ciao. Ok, saluto il video che devo mutare. Ciao, ci vediamo un po' solo.